La colazione è il momento della giornata che preferisco, quasi sempre con una tazza di bevanda all'avena, fette di pane tostato e una buona confettura di frutta. La mia preferita è quella di fragole e sarà la ricetta che ti mostrerò oggi. Innanzitutto, lavare accuratamente le fragole sotto l'acqua corrente. Io ho ripetuto questo passaggio per due volte, estrofinandole per bene. Successivamente privarle del picciolo e tagliarle a cubetti all'interno di un tegame. Portare sul fuoco ed aggiungere lo zucchero ed il succo del limone. Lasciate cuocere per circa 30 minuti a fuoco medio mescolando spesso. Dovrà raggiungere una consistenza cremosa come questa. Versate la confettura ancora bollente all'interno dei contenitori sterilizzati. Io riutilizzo quelli delle confetture acquistate al supermercato. Sigillare molto bene il tappo in modo che il sottovuoto resista a lungo. Capovolgere e coprire con una tovaglia o un canovaccio. Lasciate raffreddare completamente prima di girarli. La confettura di fragole si conserva ben sigillata e in dispensa per un anno al riparo da fonti di calore e dalla luce. Ed eccola qui, qualche giorno dopo, profumatissima e di un colore brillante. Ottima non solo per la colazione, ma anche per farcire dolci e torte. Speriamo che la video ricetta ti sia piaciuta. Metti un like ed iscriviti al canale, attivando la campanella per non perderti le prossime ricette. Seguici anche sui nostri social e alla prossima video ricetta. Ciao!